Old Blood è un excursus, secondo me, da quello che mi è stato chiesto, della diciamo storia della scena del metal in Italia o comunque a Roma. Quindi è un po' un discorso che secondo me esula solamente il discorso Fabio Bava. E personalmente nell'heavy metal lo scopro per caso, non so se sono io che ho scoperto lui o lui che ha scoperto me. Era intorno al 1984, massimo 1985. Ricordo queste copertine degli Iron Maiden, di cui non riuscivo a leggere il logo perfettamente, e sembrava come se ci fosse scritto Iron Maiden, e lo rapportavo a quel tempo alla guerra in Iraq. La copertina in questione era sotto dei portici a Crotone, dove andavo in vacanza in Calabria, e di questi extracomunitari, e ricordo proprio Eddie vestito da militare con il fucile, quindi la famosa copertina del singolo. Quando arrivai alle scuole medie, la professoressa mi mise accanto ad un ragazzo che aveva già i capelli lunghi, quindi parliamo di 13 anni, e ricordo questa sua toppa back patch dietro la giacca jeans dei Megadeth di Mary Jane, e ricordo che scriveva continuamente Metallica da tutte le parti sul muro, e ricordo anche l'adesivo dei Metallica di Damage Incorporated con il teschio con le mazze ferrate. Fu lui a farmi entrare in questo mondo, quindi Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Guns N' Roses, Aerosmith, e io ricordo che in quegli anni, alla fine degli anni 80, anni 90, la scena pullulava in via Cavour, dove c'erano tutte queste sale prove delle band, i più importanti in quel periodo a Roma almeno erano i Death Rage, i Miss Daisy e gli Astaroth, che addirittura andarono negli Stati Uniti, a Los Angeles, a cercare fortuna. E questi gruppi erano grandiosi e facevano capo a un negozio che si chiamava Disfunzioni Musicali, che portava tutti questi dischi a livello underground e di metal, tutto quello che non si trovava alla Ricordi si trovava lì. Diciamo che lo spartiacque come anno per me e per gli altri nella scena estrema, in questo caso, del death metal, del grind, del black metal, è stato il 1990, a dicembre. Incontrai Carmelo Orlando e Giuseppe Orlando, che erano appena arrivati dalla Sicilia. Loro abitavano ad Ostia e stavano facendo il volantinaggio al concerto degli Iron Maiden, che era il tour di No Prayer for the Dying con gli Anthrax, e stavano facendo questo volantinaggio dei Catacomb del demo. Erano tutte persone, a quel tempo c'erano i Catacomb, i Burial, i Defunctis, i Desecration, gli Enthralment, ricordo anche la Cryptic Soul Production, se andavano a prendere questi dischi a Rieti. E soprattutto un grande personaggio, un grande mentore di questo era Giuseppe Zappimbulso, che detto così è un nome che non a molti non ricorderà nulla. Invece era il baffo con la Metal Massacre, colui che aveva organizzato tantissimi concerti a Roma. Ricordo al One Club in Evil Death con gli Hellbastard, il concerto saltato qui vicino a Testaccio, Evil Death, Dismember e Obituary nel 1992, i Morbid Angel al Castello con Sadus e Dismember, insomma tutta questa scena che pullulava all'interno dell'underground, questo locale in Metropolis di via Modena, dove si sono esibiti tutti questi gruppi importantissimi. Il mio primo gruppo è nel 1992, i Disinterment, che poco tempo dopo cambiano nome in The Vitalized, ma praticamente facciamo solamente delle prove in sala. Il
il bassista era Mirko Scarpa, che poi entrerà negli Omicron e nei famosi Settimo Arcano, che è un altro gruppo che va citato per la sua importanza insieme agli Stormlord. E nel 1995-1996 i Catonian Nemeton invece sono il primo gruppo mio in assoluto col quale registriamo un demo e facciamo dei concerti. Un'altra persona che mi piace citare è sicuramente Christian Eis, con il suo Temple of Noise studio e etichetta. All'epoca più che altro le cose importanti erano la Zasco Lab e il Legion Studio, quindi diciamo dei punti di riferimento importantissimi per le band. Anche la cucina, il teschio, Italo Angelozzi. Quindi cominciamo a capire che c'era bisogno, oltre che dei locali e delle band, di studi propriamente fatti da noi, e quindi uno dei primi è stato Giuseppe Orlando con gli Outer Sound Studios, che aprono prima ad Ostia, poi si spostano a Fiumicino e adesso sono a Roma, sono uno degli studi più importanti a livello europeo e mondiale per le produzioni dei gruppi di casa nostra e anche della scena di Roma, che andavano a fare i demo. Ricordo anche i Ghouls, però tornando ai Catacomb, era sicuramente una formazione molto importante perché Giuseppe Orlando è sempre stato uno dei migliori batteristi in giro, addirittura mi ricordo la news che doveva andare a suonare con i D-Side, e Antonio Poletti sicuramente uno dei migliori chitarristi ritmici e solisti di Roma, insieme a Carmelo, che poi diventato totalmente cantante. Quindi in novembre sono a Roma in questo momento, e dal 1993 gruppo estremo e non comunque proveniente da quella scena, che sono stati più importanti per quanto riguarda la nostra città. E tornando a me, praticamente il gruppo i Catonian Nemeton si sciolgono nel 2001 e già c'erano state delle avvisaglie intorno al 1997-1998 con praticamente tre quarti del gruppo che erano andati di nascosto, erano entrati negli Ars Macabra, un altro gruppo però importantissimo black metal di Roma, insieme sicuramente ai Dungeon. Quindi alla fine degli anni 90, addirittura non contento, sono due i gruppi che vado a formare, sono prima i Perfidi Biblical e poi i Lectern, con i quali si registrano parecchi dischi, soprattutto con i Lectern. Con i Lectern mi sono tolto parecchie soddisfazioni, soprattutto di aprire per gruppi come Sepultura, Angra, Incantation e il tour europeo che abbiamo fatto tre anni fa con gli Anal Vomit. A Roma la scena è sicuramente ancora molto ricca, ricordo anche concerti non indifferenti a livello underground, mi sembra che fosse intorno al 1994 un festival al Circolo degli Artisti vicino alla stazione con The Test, Electrocution, Sadist e mi sembra un quarto gruppo come gli Undertakers. Quindi veramente parliamo di storia, di gruppi che insieme ai Natron, anche gruppi di altre città, hanno firmato per etichette importanti come l'Auli Records, la Headfucker Records o Alex Vicini con la sua Warlord Records. Erano tutti comunque gruppi ed etichette che più di 20 anni fa hanno aperto veramente una breccia, anche Obscure Plasma, Sound Cave, Nosferatu Records, sono stati tutti dei punti di riferimento perché hanno fatto firmare contratti a gruppi e stampato i loro dischi, li hanno fatti conoscere ed erano anche importanti a livello di mail order, soprattutto in tutti quei posti dove tutta questa musica underground, quindi parliamo di quasi 30 anni fa, non si trovava. Torno a dire che erano gruppi che comunque demo o no, erano tutti quanti self-made, nel senso che dopo aver fatto gli studi da solo ci sono stati amici che hanno aperto agenzie di booking, che hanno aperto dove stampare magliette, merchandise, poster, volantini. Insomma, a Roma dal 1990 non c'era nulla e nel 2021 ci troviamo veramente parecchie cose. Sicuramente una storia importante, penso che Roma, se non sia in questo momento la città più metal, più importante, a prescindere che è tutto fermo per i concerti, e poco ci manca. Anche i Brutal Fest che abbiamo organizzato insieme ai Nefas, ai Bastard Saints, a Yoful,
ai Ghouls stessi, ricordo anche Carnal Rapture, l'Internal Bleeding, insomma veramente chi più ne ha più ne metta, per il death metal, per il thrash metal e per il grind, gruppi veramente importantissimi, i Genital Grinder, i Cranial Torment che poi sono diventati Chaos in Technocracy, tutti i gruppi black metal come gli Handful of Fate, gli Evil, i Satanel, i Kefra, i Gosford, ripeto, i nostrani Dungeon, poi Ars Macabra per quanto riguarda Roma, insomma una scena importantissima che ha dato tantissimo e che continuerà a dare ancora tanto.